Bene ragazzi, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qua sul canale di HP Biker. Siamo qua in direzione Passo della Cisa. Dietro abbiamo Vale e davanti abbiamo il mototurista. Dovrebbero mancare una ventina di chilometri, è stata una bellissima giornata oggi. Per ora avremo fatto 130-150 km, adesso non mi ricordo perché non ho tenuto benissimo il conto, però mi è piaciuta perché è stata una giornata tranquilla, ci siamo divertiti, abbiamo fatto le foto con Foto Cisa e le abbiamo guardate in pausa pranzo e sono veramente foto fenomenali che magari vedrete o avrete già visto su Instagram, perché veramente sono una figata pazzesca e mi ha fatto piacere venire per di qua perché era veramente tantissimo tempo che non facevo un giro sui passi. Questa strada è veramente bellissima. Ci sono delle curve spettacolari, si fanno delle piegone. Se non ti partisse la BS di continuo al posteriore, come succede a me puntualmente in tutte le curve, è incredibile. Rallentiamo un attimo che aspettiamo Vale che sta arrivando, mi sembra di averla vista dagli specchietti. Cassio! Sembra una bruttissima cosa. Ah, ragazzi, finalmente qua c'è un po' fresco. In pianura ci saranno 100 gradi. Qui solo 30 forse. No, non è vero. Dai, ce ne saranno un po' meno. Ma Vale arriva? Non arriva? Arriva Vale. Eccola. L'ho vista dagli specchietti. Aspetta che devo aprire la finestra. La finestra. Ah, molto meglio. Tra l'altro ci hanno detto dei ragazzi del ristorante che stavano venendo giù da qua che tra poco ci dovrebbe essere un bel posticino di blocco. E speriamo che non ci fermino. Anche perché sono senza di bikini. Non ditelo troppo forte. Infatti quando li vediamo, moto al minimo e si va per inerzia. Oh, guardate mo qua che bei panorami che ci sono, incredibili. Fantasmagorici, salve. Lo Zettino 800 o 750. Non ho visto bene, salve. Salve. Guardate che bello che è questo tratto misto. Voi raga potete spalancare, ma il mio povero Duchino fa quel che può. Tra l'altro raga, prima ho provato il Duke 390 di Vale, mi sono innamorato. C'è un motore e una ciclistica uguale alla mia, cioè il motore no, ha la ciclistica uguale alla mia con un motore spettacolare, mi sono innamorato. Ho fatto 5 curve e ho detto no vabbè, porca troia. Ah, quanto mancherà il passo? Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Tra l'altro, secondo me mi sono dimenticato di allacciarmi lo zaino di sotto perché sento una corda che svolazza. Prima la sfiga ha voluto che ovviamente mi cascasse il casco, gioco di parole, dalla moto e mi sia segnata la visiera. Cioè io veramente sono sfigato, sono proprio sfigato. C'era il Velox, non so a che velocità l'abbiamo preso.
l'unico lato negativo del 125, che veramente gli mancano quella decina di cavalli, non dico tanto, forse neanche i cavalli che c'ha quella di Vale, anzi quella di Vale sono perfetti, però basterebbero secondo me 10 cavalli in più che tu uno riesce a sfruttare tutta la gomma. Dai, eh. Infatti super di qua mi tocca usare il cambio come se fosse il joystick da PlayStation, no? Quando giri su Gran Turismo, no? Che cambi ogni 3 secondi. Abbiamo perso Vale un'altra volta, mi sa. Tra l'altro sto notando adesso che la mia Duke ha appena compiuto 6.666 km. Non so se sia una cosa positiva o negativa. Anzi, andiamo piano perché nel dubbio è meglio così. Bellino il tornantino. Vedi, arrivo in fondo alla seconda subito, è questo il problema del Duke. E farla in terza dopo non ho abbastanza coppia per spingere. Bella questa curva veloce. Questo è un bel curvone da quinta piena invece. Vale indietro, eh! Vale è rimasta indietro! Aspettiamolo un attimo! Ma comunque io i carabinieri non li ho mica visti! No, anch'io, infatti! Ma probabilmente non ci sono più, saranno andati via! Ah, è qua! Vai, 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 vai. Addio.